conta nei danni a Licata, vicino ad Agrigento, dopo l'alluvione che gli ha sommerso il paese. Sicilia dichiarerà lo stato di calamità. Il governatore Crocetta annuncia che saranno stanziati 30 milioni di euro per gli alluvionati. Secondo Coldiretti, più aumentano cemento e asfalto, più gli allagamenti si espandono in modo disastroso. Le acque libere non assorbite nel terreno finiscono per inondare case e strade. Nonostante la breve pausa, il maltempo non è finito. Gli esperti annunciano che le piogge stanno per ricominciare più insistenti. Grazie Marco, andiamo a vedere adesso quali sono le previsioni del tempo. Dando la linea a Serena Giacomini, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, ben ritrovati. C'è la perturbazione numero 7 di novembre che ci sta interessando, la vediamo anche chiaramente alle mie spalle, vedete che va ad interessare soprattutto il nord-ovest e interesserà questo settore anche nelle prossime giornate. Come sto? Rischierei prima o poi di risponderti. Non domandarmi se sono stanco. Mi affaticano idee che non sento mie. Non mi chiedere che impressione dai. Le apparenze spesso ci ingannano. Stupide, inutili, vuote illusioni. Quanta gente ho incontrato e che ha incontrato me. Quanti sogni che ho fatto e che ho sognato me. Ma niente a che vedere con te. Come la neve ti scioglierai ogni notte più lieve. Voglie che non confesserai mai. Non ti arrabbiare se non ti chiamo. Certe volte è importante un silenzio. La differenza sai cogliere tra abitudini e un gesto spontaneo. Non ti chiedere che impressione dai. Ci fermiamo solo alle immagini, specchi bugiardi, superficiali. Quanta gente ho incontrato e che ha incontrato me. Quante storie